Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay si chiama Vaccine. Per dirla in due parole, prendete il vecchio Resident Evil e fatene un gioco roguelike. In questo gioco, come nel vecchio titolo della Capcom, comanderete un poliziotto di una squadra inviata ad indagare in una villa sperduta. Nel fare ciò, il vostro compagno sarà contagiato da una misteriosa malattia. Il vostro obiettivo sarà trovare il vaccino per curarlo entro 30 minuti, che è la durata massima di una partita. Trovato il vaccino, o morendo e quindi finendo in game over, il gioco ricomincerà con una casa completamente diversa dalla precedente e tutta da esplorare. La prima stanza della casa, quella in cui nascerete, ha sempre il letto col vostro compagno da curare, e di fianco a questo, per terra, un coltello da combattimento. Per equipaggiare il coltello è sufficiente premere il tasto ESC, in modo da raggiungere il menu di gioco. Il coltello, non richiedendo munizioni ed essendo discretamente potente in questo gioco, è l'arma principale del giocatore. Per uccidere i semplici zombie è infatti sufficiente utilizzarlo indietreggiando col personaggio. In questo gioco, come vedete, tutto ricorda Resident Evil. Dalla grafica retro, al gameplay con la telecamera fissa, ai controlli, fino anche ai mostri e ai personaggi. La trama, come nel titolo della Capcom, è svelata dai messaggi e dai diari che gli abitanti della casa hanno disseminato in giro per le stanze. Una grossa differenza in termini di gameplay che invece ha Vaccine rispetto a suo nonno è la gestione delle porte. Infatti in Resident Evil le stanze non comunicavano fra loro ed i nemici non potevano di solito passare attraverso le porte. Qui invece ciò è possibile. Questo comporta come in realtà sia molto difficile evitare gli scontri con i nemici, in quanto tornando indietro dal percorso fatto, inevitabilmente li troveremo tutti a farci la festa all'uscio della porta che ci siamo chiusi alle spalle. I comandi per muoversi sono gli stessi di Resident Evil. Le frecce della tastiera sinistra e destra fanno ruotare il personaggio, la freccia sullo fa avanzare, quella verso il basso indietreggiare. Col tasto C si mira con le armi, con la barra spaziatrice si spara, si usa il coltello, si raccolgono gli oggetti e si aprono e chiudono le porte. Col tasto V invece si ricaricano le armi da fuoco. Il mouse in questo gioco non serve. L'unico suo uso è per levare la sua freccetta dallo schermo quando rompe le scatole. I comandi di questo gioco, per chi non ha mai giocato a questo tipo di giochi, sono quindi piuttosto ostici. Io stesso, 15 anni fa, quando presi per PlayStation 1 il secondo Resident Evil, lo mollai per qualche giorno perché non riuscivo a giocarci. Anche oggi, per me, riprendere lo stesso stile di comandi non è stato semplice, ed in molte partite sono morto alla prima stanza contro il primo zombie. Eppure ho sempre amato ed amo ancora Resident Evil alla follia. O meglio, amo solo i primi Resident Evil alla follia. Non le schifezze action che hanno fatto dal quarto episodio della saga in poi? Voi mi direte, ma perché tanto masochismo a voler giocare con controlli così difficili e con una telecamera così scomoda? Beh, erano in realtà proprio queste due caratteristiche il punto di forza dei vecchi Resident Evil. Da un lato permettevano di giocare con una grafica all'epoca all'avanguardia e dall'altra davano un senso di tensione che pochi horror oggi sono in grado di dare. Inutile dire che cercavo su Steam una versione roguelike di questo tipo di giochi da una vita, ma non avevo mai trovato questo titolo, perché Valve ha avuto, almeno con me, la gran pensata di filtrarlo dal negozio, bollandolo come gioco violento. Come se giochi come GTA o Atreb siano poca roba rispetto a questo ammasso di pixel. Sono comunque riuscito a conoscere questo titolo tramite la recensione di un altro youtuber, Unnecessary Pixel, che trovate in descrizione e nella playlist Random Cop di questo canale. Ho deciso comunque di fare una mia recensione di questo gioco, cosa che di solito non faccio con titoli già trattati da altri youtuber, semplicemente perché non sono d'accordo con tutte le conclusioni a cui Unnecessary Pixel è giunto, che hanno bollato fra l'altro il gioco come non consigliato. Una delle cose che ha criticato di più lo youtuber in questione sono stati i controlli del personaggio, di cui ho già detto la mia, un'altra è stata la grafica retro, a suo dire entrambe cose non adatte ad un gioco moderno. Secondo me, e lo dico da fan dei primi Resident Evil, il gioco è riuscito a darmi un'immersione che non mi aspettavo.
probabilmente anche grazie alla sua grafica che, seppur semplice, è abbastanza curata. Il fatto poi che renda poco visibili gli oggetti, a mio parere, è una cosa che garantisce un'immersione più profonda, valorizzando, come nei vecchi Resident, l'attenzione ai dettagli delle stanze. Su altre cose invece sono assolutamente d'accordo con Necessary Pixel. Come ad esempio sul fatto che i mostri non dovrebbero spawnare vicino alle porte d'ingresso delle stanze. Infatti, quando questo accade, spesso il giocatore non può attaccare senza venir colpito. Altro grosso difetto di questo gioco è il fatto che in alcune partite è possibile beccare dei mostri forti prima di prendere le armi da fuoco, condannando il giocatore a morte certa. A questi difetti secondo me poi si aggiunge la mancanza di effetti sonori da parte dei nemici, che ne rende difficile l'individuazione e un po' rovina l'immersività. Oltre a questo manca una mappa delle stanze, sebbene sia relativamente semplice orientarsi, ed una loro logica organizzazione. Ad esempio spesso capita di uscire da una sala pranzo, trovarsi in cortile, poi di nuovo sala pranzo, poi camera da letto, e magari la porticina di un ripostiglio conduce al laboratorio col vaccino. Sono a mio parere questi tutti dei difetti facilmente risolvibili, che ho già segnalato allo sviluppatore. Vedremo se li fixerà. Segnalerò la pubblicazione di questo video anche ad Unnecessary Pixel, così che se voglia possa replicare, e invito chi è interessato al gioco a dire la sua in entrambi i canali. Sarebbe molto bello veder nascere un confronto su cosa pensa l'utenza di questo gioco, evitiamo solo di scadere nella polemica sterile. Io ho detto la mia da appassionato dei vecchi Resident Evil. Anche perché con questi giochi ho condiviso l'infanzia e l'adolescenza. Non mi faccio quindi nessun problema se non la pensate come me, anzi sono contento di vedere anche altri punti di vista. Prima di finire il video citiamo alcune altre peculiarità di Bastion rispetto a Resident Evil. Innanzitutto gli oggetti. Se alcuni sono abbastanza inutili, come le mine o le gomme da masticare, sicuramente oggetti fondamentali sono gli spray repellenti, che impediscono ai nemici di attaccarvi. Sono perfetti ad esempio per ammazzare Licker col coltello senza che vi colpiscano se non avete ancora armi da fuoco. Altra particolarità sono i punti esperienza, che non potevano mancare in roguelike. Questi si guadagnano aprendo nuove porte ed ammazzando i nemici. Possono poi essere ripartiti in 5 abilità. La determinazione permette di eseguire velocemente alcune azioni, come aprire le porte, raccogliere gli oggetti e soprattutto usare il coltello, la stamina aumenta il tempo di corsa, la salute fa subire meno danni, la mira aumenta i danni con le armi da fuoco e la fortuna determina il numero di munizioni raccolte in ogni loot e l'efficacia dei medikit. I due parametri più importanti da potenziare, secondo la guida in inglese del gioco, sono la determinazione per evitare di essere colpiti dagli zombie mentre si usa il coltello e la mira per fare più danni con le armi da fuoco. Secondo la guida, è bene portare queste due abilità appena possibile sopra il quinto livello. I due personaggi giocabili differiscono per alcune di queste caratteristiche all'inizio. L'uomo è più resistente ed agile, mentre la donna infligge più danni con le armi da fuoco ed è più veloce ad usare il coltello. Detto questo, vi do il solito arrivederci alla prossima.